Grazie Presidente. Premesso che nel 2016 è stato l'anno dei cammini d'Italia, il 2017 è stato dichiarato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite l'anno internazionale del turismo sostenibile per promuovere una migliore comprensione tra i Paesi, per favorire una maggiore coscienza della ricchezza del patrimonio delle diverse civiltà, delle diverse culture e quindi in questo senso contribuire ovviamente al consolidamento della pace. Considerando che il turismo sostenibile è un turismo consapevole, lento, accogliente, che permette di vivere un territorio salvaguardando le sue bellezze senza sfruttarle, favorendo quindi lo sviluppo del tessuto socio-economico, coinvolgendo anche i residenti e garantendo quindi condizioni di maggiore accessibilità per i visitatori. La Commissione Turismo ha da subito iniziato quindi un percorso conoscitivo un po' tra tutti i municipi di Roma, proprio al fine di promuovere degli itinerari turistici alternativi. I cammini religiosi ovviamente rappresentano una delle realtà più emblematiche di turismo sostenibile. Permettono quindi al viaggiatore di approfondire la conoscenza della cultura e della tradizione dei territori che vengono attraversati, creando quindi un punto di sintesi tra percorsi fisici e percorsi immateriali, costituiti dal patrimonio artistico, storico, tradizionale e comprendendo poi anche gli aspetti enogastronomici. Molti di questi cammini sono già consolidati nella conoscenza dei turisti, come la Via Francigena o come quelli giubilari nella città di Roma. Altri sono presenti nella realtà cittadina perché da tempo effettuati o perché radicati proprio nella tradizione popolare. Fra questi ultimi, uno dei più frequentati è appunto il sentiero del pellegrino. I pellegrini compiono ogni sabato dal primo dopo Pasqua all'ultimo di ottobre, con partenza a mezzanotte da piazza di Porta Capena e arrivo alle 5 di mattina al santuario della Madonna del Divino Amore. I pellegrini la notte percorrono le vie della città passando per il parco dell'Appia Antica, costeggiando le catacombe di San Callisco, passando davanti al mausoleo delle Fosse Ardeatine e attraversando quindi la via Ardeatina, arrivando così al santuario della Madonna del Divino Amore. L'ho voluto specificare perché direi che è evidente l'importanza che riveste questo sentiero, ma tutti i sentieri in realtà nella città di Roma. Questo sentiero per i pellegrini è soprattutto anche per molti concittadini importante, quindi è anche importante promuovere ogni azione perché diventi uno dei cammini sacri. La Commissione Turismo ha cominciato quindi a interessarsi a tale percorso anche a seguito di una mozione poi ritirata e quindi con richiesta di farla in commissione del consigliere Andrea De Priamo. Abbiamo quindi chiamato Monsignor Sele Silla in audizione, che è il responsabile dei cammini sacri per il Santuario della Madonna del Divino Amore, che ci ha quindi illustrato il sentiero, ovviamente vedendone anche le criticità. Quindi abbiamo visto che era il caso di mettere un po' in sicurezza il sentiero, quindi alcuni tratti che vanno poi deviati dal percorso tradizionale, facendolo entrare per il tratto nel Parco dell'Appia Antica, inserendolo poi nei progetti di valorizzazione del parco stesso e tra i cammini nei parchi archeologici previsti dalla Regione Lazio e dal Ministero dei Beni Culturali. Si potrà così portare a compimento un sentiero del pellegrino del santuario della Madonna del Divino Amore che non solo vive nella tradizione cattolica della città, ma che possa anche rientrare tra quegli itinerari che vengono, diciamo, chiamati di secondo livello, parola che a me non piace molto e continuo a insistere su itinerari alternativi, perché appunto non sono di secondo livello, ma semplicemente diversi da altri siti, cioè al di fuori del centro storico e dai tradizionali circuiti turistici. Questi itinerari, pertanto, che rispettino quindi i criteri di turismo sostenibile con un bassissimo impatto ambientale, che possano quindi mettere in luce anche tradizioni e specificità tipiche dei territori, in modo da creare un sistema turistico di accoglienza compatibile con quello già esistente. Quindi questa mozione è stata redatta proprio per definire tutti questi temi ed è stata approvata, ci tengo a dirlo, all'unanimità da tutti i membri della Commissione Turismo. E con essa si richiede alla Sindaca e alle Giunta l'impegno di porre in essere ogni provvedimento atto ad agevolare la realizzazione di questo sentiero del pellegrino. Grazie.